Il Vangelo di Giovanni insieme al Vangelo di Luca è quello che guarda a Maria con uno sguardo direi piuttosto innovativo, teologicamente chiaro. Il Vangelo di Giovanni fa fare a Maria la cornice del ministero pubblico di Gesù. Il primo grande segno che inaugura quello che è il ministero di Gesù nel mondo è il segno di Cana. Lo abbiamo anche meditato all'interno dei misteri, ma mi preme sottolineare alcune questioni legate alla presenza di Maria a Cana. Il testo lo trovate nel capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, i versetti vanno da 1 a 12. Questo testo comincia così: il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Ora, Giovanni certamente conosceva, perché è l'ultimo che scrive, il fatto che quando tu dici il terzo giorno, un cristiano si riferiva alla Pasqua. Ok? Anche se non sarà la modalità con la quale Giovanni si riferisce alla Pasqua, perché per Giovanni la Pasqua sarà il nuovo giorno, il primo giorno, cioè una nuova cosa. Ma sicuramente qui, quando riferisce il terzo giorno, ci vuole dire che siamo di fronte a qualche cosa di grande. L'orecchio attento dell'epoca di Giovanni capiva subito che stava accadendo qualche cosa di nuovo. E questa è la prima cosa, cioè Giovanni alza l'attenzione su questo segno. La seconda cosa, c'è una festa di nozze. Vi posso assicurare che sappiamo che ci sono le nozze, ma diciamo che i protagonisti non sono gli sposi in questo caso, che rimangono sullo sfondo. Una cosa però ve la dico, che è questa: il gesto compiuto da Gesù è un gesto nascosto. Mi spiego meglio. Maria si accorge che non c'è il vino, questa caratteristica che fa capire che Giovanni aveva un'attenzione verso la figura femminile, che ha l'intuito di vedere che qualche cosa non va. Quindi Giovanni ci dà già lo sguardo su Maria come colei che all'interno della casa e quindi della chiesa vigila su ciò che potrebbe non funzionare. Questo ce la fa anche apparire importante per noi, no? La possiamo invocare perché quando qualcosa nelle nostre vite non va, lei come madre se ne accorge. E infatti la preghiamo. Quindi vi è questa sfumatura di Maria particolare, lei che ha sotto controllo la situazione e vede che qualche cosa non va. Ma il segno che viene compiuto da Gesù è un segno che è praticamente invisibile. Dice: qualsiasi cosa dica, vi dica, fatela. L'istruzione, attenzione, è data dei servitori. Gli unici che sanno che dentro quelle anfore c'era l'acqua. Va bene? Cioè, il segno non è né per gli sposi né per i commensali. I testimoni del segno sono questi servitori. Ci siete? Maria affida al figlio la libertà di compiere quello che lui avrebbe deciso di fare. Questa è la terza indicazione. Maria in Giovanni è colei che indica la strada, ma poi la strada la compie nella libertà il figlio. Ultima cosa, questo segno ha una conseguenza che non è soltanto quella di avere il vino sul tavolo, ma questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù.
egli manifestò la sua gloria e, attenzione, i suoi discepoli credettero in lui. L'obiettivo del primo segno è quello di suscitare la fede nei discepoli, che sono stati chiamati ad essere discepoli nei versetti precedenti al secondo capitolo, cioè la finale del primo capitolo è la costituzione della prima comunità di Gesù. Allora vediamo se riusciamo a capire che cosa fa Maria quindi in questo quarto Vangelo. Ecco lei che ha uno sguardo attento, ecco lei che ha piena fiducia nel figlio, ecco lei che lascia il figlio libero, ecco lei che mediante il segno del figlio, conduce i discepoli a credere nel figlio. Cioè l'obiettivo di Maria è quello di portarci a lui. E questo tutto in pochissimi versetti. Vi dico poi un'altra cosa che è molto bella come finisce questo testo. Dopo questo fatto, scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. La rimasero pochi giorni. Giovanni ci fa vedere una madre che segue il figlio. Vi sembrerà una cosa strana, ma la seconda annotazione di Maria, che quindi all'inizio del ministero introduce ed accompagna, poi resta discreta in realtà in tutto il Vangelo, ma Giovanni è l'unico che nel capitolo 19 ci dice che Maria era sotto la croce. Vi sembrerà una cosa strana, ma ce lo dice perché lui c'era e c'era Maria. Fa parte questa di una di quelle indicazioni che vi ho talvolta illustrato come i segni del testimone oculare. Lui c'era. E quindi lui lo può dire chi c'era sotto quella croce, così come lui c'era nel vedere il sangue e l'acqua che scenderanno dal costato di Cristo. Allora è molto interessante, il capitolo 19 dice così, il versetto 25, stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Questo gesto che molte volte abbiamo commentato e che è il gesto dell'affido di Maria a Giovanni, diciamo così, ci attrae sicuramente come attenzione. Ma io volevo farvi riflettere su invece sul primo versetto, quello che vi ho letto. Maria stava presso la croce. Allora, nel capitolo secondo abbiamo Maria che apre le porte al ministero di Gesù, al termine del segno di Cana, Maria che scende insieme a Gesù verso Cafarnao, capitolo 19, Maria è sotto la croce. Allora, la teologia di Giovanni su Maria è mostrarci come questa madre accompagna con discrezione, ma anche con fermezza tutte le espressioni della vita del figlio. È per questo che lei diviene colei che può generare una discendenza nuova, che è quella di coloro che stanno sotto la croce. Donna, ecco tuo figlio, poi al figlio, ecco tua madre. Prima a lei, donna, ecco tuo figlio. La maternità precede in ordine logico la figliolanza, anche se poi è contemporanea. Ma Gesù prima a lei dona il figlio e poi chiede al figlio di riconoscerla come madre. Non lo so se quando leggiamo questo testo ci pensiamo, ma nel Vangelo di Giovanni non c'è l'angelo che annuncia a Maria la nascita di Gesù e non abbiamo il sì di Maria. Ma nel Vangelo di Giovanni abbiamo un sì continuato di Maria, dove dall'inizio,
dove il suo sì addirittura previene il figlio, che non sembra quasi essere restio a fare il segno di Cana fino alla fine. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, punto. Il sì di Maria è un sì continuo. Nella teologia di Giovanni, questa donna bellissima che lui porta con sé, lui la porta nella sua casa, è l'esempio per tutti noi di come si possa dire sì al Signore, ponendoci nei confronti del Signore in tanti modi diversi, alle volte disponendo la nostra vita al suo servizio, altre volte vivendo più nel nascondimento, come fa Maria, ma certamente riconoscendo il nostro esserci nei momenti importanti. E quando Gesù ci vuole affidare un compito, così come lo ha fatto con la madre, anche per noi essere capaci di non discutere, ma non so se sono capace, ma adesso vediamo. No, quando Gesù a noi chiede qualcosa, quando riconosciamo che lui ci chiede qualcosa, impariamo da lei, che sotto quella croce non doveva stare particolarmente bene, perché lei è madre ed è madre fino in fondo, eppure è la prima che fa quello che ha detto agli altri di fare: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Allora Maria nel Vangelo di Giovanni diventa colei che ci invita ad ascoltare di più le parole del figlio e a rendere le parole del figlio la nostra vita.